raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono l'impostore delle colli. Allora, video di oggi, woo! abbiamo vinto, sono contento, ok, va bene, però abbiamo fatto una prestazione al secondo tempo, ovviamente, di merda. Allora, nel primo tempo abbiamo stradominato, ok, sono contento che ha giocato bene, la Juve ha giocato bene col Brescia e abbiamo dominato. Si è fatto male, Pjanic, vabbè, si è stato espulso al 35esimo del primo tempo, aie, in 11 contro 10, cioè dovevamo devastare una squadra così, cioè proprio asfaltare. Una squadra così, Brescia. Però il Brescia, l'ho detto ieri, lo ripeto adesso, non era da sottovalutare, perché ci ha fatto soffrire. Balotelli ci ha fatto soffrire. Anche ha giocato bene. Però non solo Balotelli. Si è fatto male Anfonso, il portiere del Brescia. André Nazzoli, lì, il secondo portiere, entrato. Però, come dice il mio caro amico Gabboman, è successo anche oggi di tutto. Mamma mia, che partita, cioè veramente abbiamo sofferto da cane. Il secondo tempo non mi è piaciuto, si è fatto male Pjanic, rischio Champions, madonna, dai, si è fatto male Pjanic, a parte che non è che ha dato granché, però vabbè. Si è fatto male Pjanic e domani vedremo cosa succede. Sempre se lo fa domani o martedì, non lo so, quando farà vabbè, la visita, ok. Gol di Dybala, torna in gol la gioia di Dybala Mask. Calcio di punizione, ottimo. Cioè, portiere fermo lì, bloccato, imbambolato così. Cioè, vedi la palla passare, gol 1-0. Sull'1-0, che posso dire? Il Brescia ha attaccato, abbiamo attaccato noi. Però le conclusioni non andavano a buon fine perché buttavano sempre destra e sinistra, ma la porta non può essere alta 3 metri, però va bene. Poi c'è stato anche il gran gol di Cuadrado su cross di Matuidi. Cioè, Cuadrado, che... veramente, segna ogni morte Papa, segna oggi. E sono contento, 2-0, abbiamo portato a casa i 3 punti, siamo primi, aspettando stasera il posticipo Lazio-Inter. E vedremo chi vince, o pareggio. Noi siamo primi, e abbiamo distaccato di 3 per scritti cartonati, di 4 a Lazio. Vedremo cosa succederà stasera. Però devo dire anche un'altra cosa, non c'era CR7 Lines. Non l'hanno messo nel titolare, neanche in panchina. Ma dove è possibile? Ma come? Forse a riposo. C'era Chiellini, grande ritorno di Chiellini. Perché ha cambiato, quando è entrato lui ha cambiato la situazione in difesa. Bentornato King Kong, Chiello, bentornato. Poi c'era, cioè veramente, ma c'era Demiral con le stampelle. In panchina non c'era Ronaldo. Ma com'è? Non lo so, perché Sarri fa queste puttanate, una dietro all'altra, una presa all'altra, perché non lo so, lo sa solo lui. Comunque, mi è piaciuta, poi c'è stato il gol annullato, vabbè, c'è stato il gol annullato dalla Juventus, ci sta, se noi eravamo 3-0 avremmo già chiusa la questione, cioè, la squadra c'era, abbiamo vinto, sono contento. Sono contento di aver vinto e aver portato a casa i 3 punti. Sabato ci sarà la SPAL, andremo a Ferrara, a casa della SPAL, e vedremo cosa succederà lì. Zona retrocessione, ormai la SPAL è già retrocessa di su, e Brescia mi sa che anche oggi ci saluta. E niente, sono contento di aver portato a casa i 3 punti e aver vinto. Grande Dybala e Cuadrado che torna in gol. Cioè, pazzesco. Cuadrado che torna in gol. Oh, festa!
Vabbè, in conclusione la Juve batte Brescia 2-0, gol di Dybala, maschio da scioglia e Cuadrado. Quadradone mio. E bentornato anche a Chiello. A King Kong Chiello. E buona fortuna anche a Pjanic che si è fatto male, sperando che non è niente di grave, ma vabbè, vedremo i risultati che farà lui. Vabbè, va bene, vai, il video è finito qua, lasciate tanti like, mi piace, mi raccomando, supportate questo video, il canale mio soprattutto, lasciate tanti like, mi piace, il link è in descrizione nell'info box qua sotto, quindi seguitemi su tutti i miei social che trovate nell'info box qua sotto, mi raccomando. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E niente, non ho più niente da dire, che augurarvi buona giornata, serata e nottata. Bye guys, Fosero dei Colli, e ci vediamo al prossimo video. Bye guys, alla prossima. E sempre forza Juventus!